questa settimana il campione degli esordienti a 11 ha osservato un turno di riposo. In campo però sono scesi regolarmente gli esordienti a 7. Domenica mattina al Don Luigi di Iorio il Mater Ecclesiae si è imposto sulla Mondo Sport A con il risultato di 2-1. Il primo tempo se lo giudicano in casa micciolesi, che si impongono per 1-0. A questo punto inizia però la rimonta dei padroni di casa, che non si abbattono affatto e capovolgono il risultato. Sia nel secondo che nel terzo tempo il Mater Ecclesiae vince per 1-0, aggiudicandosi così la vittoria con il risultato tecnico complessivo di 2-1. Lo Sporting Panza si impone sul Barano per 3-2 al termine di una gara molto equilibrata. Il primo tempo si chiude in parità e senza gol, così come accade per il secondo. Mancano le reti, sì, ma non però le belle giocate. Il terzo e l'ultimo parziale, divenuto decisivo considerato il risultato dei primi due, viene deciso da un gol di Mario Iacono, che regala la vittoria del terzo game e allo stesso tempo della partita ai padroni di casa. La spuntano così i ragazzi di Mister Ferdinando Buono, che al triplice fischio festeggiano per la vittoria conquistata. L'equilibrio regna anche nella sfida tra Soccer Panza e Ischia Soccer, giocata sempre al Calise domenica mattina. La partita, molto emozionante e ben giocata da ambo le parti, vede prevalere i padroni di casa con il risultato tecnico complessivo di 2-1. Il primo parziale se lo aggiudica la Soccer Panza, la quale prevale con il risultato di 2-0. Nel secondo tempo arriva immediato il riscatto alla Soccer Ischia, con gli ischitani che vincono per 3-1 e riportano il match in equilibrio. Nell'ultimo ed importante tempo prevale la Soccer Panza, che vince 3-2, un game molto equilibrato e sempre in bilico. Lunedì sera al Salvatore Calise si sono disputate due partite valevoli per la seconda giornata del campione esordiente a 7. Si sono affrontate la Scuola Calcio Torrione contro Real Casamicciola e la Scuola Calcio Torrione contro l'ASD Mondosport B. Nel primo incontro la squadra di Carmine Calise divideva la posta in palio vincendo il primo tempo, perdendo il secondo e pareggiando il terzo. Nel secondo incontro la squadra del Mister Barbato si imponeva sulla Mondosport vincendo tutti e tre i tempi. Da sottolineare un gran gol di Migliaccio che da centrocampo lasciava partire un tiro al volo che si insaccava all'incrocio dei pali. Turno di riposo invece per la Scuola Calcio Isola di Ischia.